Buonasera cari lettori della provincia, questa sera le anticipazioni del giornale che troverete in edicola domani le facciamo fuori dalla redazione, ma molto vicino alla redazione. Vedete alle mie spalle il video che potete trovare tutti i giorni con le notizie del nostro sito aggiornate proprio all'ingresso della nostra redazione di via Marcobi, anzi vi aspettiamo se quando volete venirci a trovare, la porta qui è sempre aperta per voi. Partiamo con due notizie di cronaca. Oggi si sono svolti i funerali del ragazzo di Caravate, 18 anni, morto in un incidente a Caldana domenica all'alba. Si chiamava Christian, e lo ricordiamo con una pagina speciale con il ricordo dei suoi migliori amici. E un altro, proprio oggi, tra l'altro, e anche qui abbiamo una pagina speciale. È il giorno dell'anniversario dei tre ragazzi scomparsi 10 anni fa, sempre in un incidente d'auto a Gazzada. C'è stata anche una fiaccolata molto toccante. Abbiamo delle foto che dovrete vedere sul giornale di domani. Per quanto riguarda gli altri settori del giornale, abbiamo grosse novità sul Daverio. Come sapete, ci siamo schierati. Noi siamo dalla parte dei ragazzi e dell'istituto Daverio. Domani avremo una notizia molto importante, e un'iniziativa molto importante, che riguarda proprio i fatti accaduti al Daverio e i ragazzi che continuiamo a sostenere. Avremo poi anche altre due novità che troverete sul giornale sulla prima pagina con ampio risalto, una anche nel titolo d'apertura. Una riguarda la politica, e cioè le elezioni, in particolare del capoluogo, con una grossa e importante novità, e l'altra riguarda il Varese Calcio, passato e presente, una pagina speciale nello sport con una notizia molto importante. Vi ringraziamo, e per vedere anche tutte queste notizie potete fare un salto, siete in centro, anche qua, fuori dalla nostra redazione.